Buongiorno cari lettori di Altra Età, oggi siamo con il professor Alessandro Bonsignore, presidente dell'Ordine dei Medici e Odontoiatri della Liguria, fra l'altro appena rieletto, appena riconfermato, quindi complimenti e congratulazioni Alessandro per questa Grazie. importante riconferma. Allora, dunque noi chiederemo al professor Bonsignore che cosa sta accadendo in questi primi mesi di ripresa, diciamo anche un po' autunnali, cominciamo a sentire freddo, siamo un po' preoccupati, le scuole sono riaperte. Qual è la situazione? Cosa sta accadendo realmente sul nostro territorio? Che comunque poi sappiamo che la Liguria rappresenta una parte numericamente molto interessante, con implicazioni anche ultimamente, parrebbe, di aumento della malattia, dei positivi per quanto riguarda il Covid-19. Allora, Alessandro, cosa sta accadendo? Ma secondo alcuni stiamo assistendo all'inizio di una seconda ondata, per altri siamo ancora nella prima ondata che non si è mai esaurita. Quello che sicuramente abbiamo vissuto in questi mesi è stato un trend dopo il lockdown di diminuzione nel primo periodo dei contagi. Purtroppo non siamo arrivati a contagi zero perché l'estate di mezzo ha in qualche modo portato molte persone, soprattutto giovani, ad allentare un po' le corde della tensione, dell'attenzione, e questo ha fatto sì che vi sia stato poi un inizio di ricrescita del numero dei contagi, fino ai numeri che stiamo constatando in questi giorni, che siamo quasi a 2000 contagi al giorno nuovi. Ecco, Alessandro, ti fermo perché quando io ho parlato di malattie è una domanda che noi abbiamo, che riceviamo molto spesso. La positività, quindi la positività al tampone Covid-19 vuol dire avere il Covid, quindi essere a rischio di effettivamente malattia, quindi di ammalarsi, oppure possiamo anche stare bene con questa positività al Covid-19? Senz'altro c'è larga fetta della popolazione che risulta asintomatica e quindi non può essere definita malata, quindi è positiva ai test per il coronavirus, ma non è malata in quanto non ha sintomi. Questa poi positività è ancora oggetto di attenzione nell'ambito della comunità scientifica perché non ci sono ancora certezze circa il fatto che gli asintomatici positivi siano effettivamente soggetti contagianti o meno, anche se i numeri di quest'estate ci fanno pensare che effettivamente il contagio venga trasmesso anche dai soggetti asintomatici. È chiaro che oggi la situazione clinica è molto diversa da quella di alcuni mesi fa, proprio per il fatto che noi sappiamo diagnosticare rapidamente, sappiamo trattare tempestivamente i soggetti sintomatici, quindi siamo riusciti a ridurre sensibilmente il numero dei ricoveri e fortunatamente anche dei decessi. Quindi oggi la situazione clinica è molto più incoraggiante rispetto a quella di alcuni mesi fa perché conosciamo meglio la patologia. Non è incoraggiante il trend epidemico che ci dice che c'è una grossa fetta di popolazione, soprattutto giovane, che oggi è positiva e che potrebbe essere il vettore della trasmissione dell'infezione alla popolazione più anziana, che invece potrebbe nuovamente accusare sintomi più importanti come quelli che si sono verificati nella prima ondata. Fra l'altro, Alessandro, siamo prossimi alla giornata dei nonni, ricordiamo il 2 ottobre è la ricorrenza annuale di una festività promossa dal Presidente della Repubblica e quindi noi siamo particolarmente, vuoi per testata giornalistica, vuoi proprio per la ricorrenza imminente, ai nonni. Ecco, i nostri nonni, i nostri silver, quelli che noi, come dire, in questo momento sentiamo di dover proteggere di più perché più sensibili. Intanto mi dicevi che la positività si avvicina anche verso i più giovani, è riscontrata tra i più giovani, ma comunque il target più delicato, più sensibile è quello dei silver, degli anziani, di coloro che hanno superato gli ANT abbondantemente. Sì, assolutamente, quella è la preoccupazione. Noi abbiamo definito recentemente in un'intervista che c'è stata una sorta di ricreazione estiva, ma forse non poteva neanche essere diversamente, pensando alle giovani generazioni. Il problema si pone adesso che questa ricreazione è finita, che i giovani sono rientrati nelle case, quindi c'è la possibilità, anzi è la naturale evoluzione degli eventi, che tornino ad Ritrovarsi. incontrare i nostri nonni, i nostri genitori. Allora ecco che serve una grande prudenza e quindi quelle misure che abbiamo tutti ben rispettato nel periodo del lockdown dobbiamo continuare a rispettarle anche in ambito familiare, quindi
se andiamo a trovare dei nostri parenti di una certa età, dobbiamo essere protetti con mascherina, perché ricordo che la mascherina chirurgica protegge gli altri da noi e non viceversa. Quindi metterci noi la mascherina vuol dire che proteggiamo, gli anziani, proteggiamo le persone più fragili, più a rischio. Quindi indossiamo questo, stiamo attenti alla distanza, puliamoci sempre le mani. Piccole misure, ma che possono fare la differenza, anche perché ricordiamoci che questa pandemia ha dimostrato come l'infezione da Covid si diffonde per focolai fondamentalmente familiari e conseguentemente dobbiamo stare proprio molto attenti in famiglia a quello Bene, che questa è facciamo. un'informazione molto importante che noi diamo sempre e anche molto precisa e la diamo anche consultandoci con chi può dare queste informazioni, quindi con i medici e con le persone autorizzate. Ricordiamo sempre che la fonte deve essere sempre una fonte autorevole, non prendiamo notizie da così simpaticamente da vicini di casa o da altri, ma ricorriamo sempre a fonti certe, certificate, fatte da professionisti. Oserei aggiungere anche, non stupiamoci del fatto che al di là di qualche, come posso dire, show televisivo più che approfondimento scientifico, non stupiamoci del fatto che professionisti affermati possano dire delle cose apparentemente o Differenti. parzialmente contrastanti, perché la scienza in questo momento è un po' in crisi, nel senso che stiamo scoprendo qualcosa di nuovo e quindi serve tempo. E quindi possono essere fatte delle piccole o grandi scoperte oggi che poi potrebbero essere smentite nel lungo periodo. Quindi Bene, questo è un questo richiamo è alla grande importante. prudenza di chi ascolta e anche ovviamente di chi parla. Certo. Vaccini, quindi siamo vicini alla famosa fase in cui dovremmo tutti fare il vaccino. Ecco, intanto tutti vuol dire qualsiasi età, giovani, anziani, meno anziani o... Il discorso della vaccinazione antinfluenzale è così fatta. Abitualmente si è sempre detto che è opportuno che si vaccinino le persone più a rischio, quindi soggetti anziani, soggetti fragili, operatori sanitari, più che altro per proteggere i propri pazienti. Ecco che quest'anno succede un qualcosa di diverso, cioè noi dobbiamo riuscire al massimo a ridurre quello che è il cosiddetto overlap, cioè la sovrapposizione tra quelli che sono dei sintomi, delle sindromi influenzali, da quelle che possono essere delle invece sintomatologie legate al Covid, che quindi generano allarme e a cascata tutta una serie anche di problemi pratico-organizzativi per le famiglie, nella migliore delle ipotesi, se non per la salute pubblica in caso di degenerazione della pandemia. Allora ecco che quest'anno è importante che tutti ci vacciniamo a qualsiasi età, perché dobbiamo cercare di ridurre il più possibile la trasmissione di sintomi influenzali. Ecco, riusciremo a fare tutti il vaccino? Fra l'altro mi sembra che la prima data disponibile sia il 15 di ottobre, è Stanno facendo un corretto? lavoro straordinario, sì, la data è corretta, stanno facendo un lavoro straordinario in medicina generale che con non poche difficoltà, anche legate agli spazi, agli ambienti che sono stati non a caso in diverse situazioni fornite dalla ASL, si stanno attrezzando per lavorare più ore dell'orologio per riuscire a Caspita. vaccinare tutti i loro assistiti, tutti i loro pazienti. Però è fondamentale che in un modo o nell'altro si riesca ad avere una copertura davvero molto ampia di popolazione, perché questo ci aiuterà a ridurre, nella migliore delle ipotesi, la sovrapposizione tra sintomi di un tipo e analoghi sintomi legati al Covid. E alternativamente, diciamo, riduciamo anche il rischio di una coinfezione che potrebbe essere sicuramente, molto più pericolosa dal punto di vista della gestione. Bene, direi che continuiamo come sempre, cari lettori, a dare informazioni su quanto sta accadendo, sulle novità, su quanto si può fare per evitare un autunno quanto più, non direi, direi non ripetere l'esperienza che abbiamo passato purtroppo nei mesi terribili del lockdown, quindi non ritrovarci ad essere nuovamente chiusi in casa. Quindi noi continueremo ad informarvi per stare bene e per proseguire questo periodo nel miglior modo. Ringraziamo il professor Alessandro Bonsignore di questa presenza, grazie mille e della sua Grazie a testimonianza. voi, buona giornata a tutti.